Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Non ho saputo resistere alla cinesata. Kit per trasformare la nostra smerigliatrice in un'elettrosega. Ora vediamo cosa c'è contenuto nella scatola, la montiamo e vediamo se riesco a farmi male nel giorno di Pasqua. Prima di aprire la scatola vorrei darvi due consigli. Come al solito il mio sito di riferimento è Banggood, quindi se volete comprare questo attrezzo vi lascio il link in descrizione. Su Banggood troverete due marche differenti, quello con la scatola blu e questo con la scatola rossa. La differenza tra una e l'altra è che in questo, nella scatola rossa, c'è già compreso il serbatoio dell'olio per la lubrificazione della catena attaccata all'attrezzo. Costa chiaramente leggermente di più. In più, tutte e due le marche vendono questa scatola, in più, in aggiunta, se volete, con 2 euro in più, si possono avere due corone. Come vedete, queste corone servono per l'alloggiamento dell'albero, che è questo. Vi consiglio di comprarle, anzi dovete comprarle assolutamente, perché la corona che c'è contenuta nella scatola ha un buco che è piccolissimo e non va bene per nessuna smerigliatrice che viene venduta in Italia. In più, comprandole non rischierete di avere problemi, visto che, come vedete, ogni smerigliatrice di ogni marca può avere l'albero differente. Io su questa qua della Milwaukee non riesco a montare nessuna delle tre corone, quindi dovrò utilizzare per forza questo attrezzo sulla smerigliatrice della Ryobi.
giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me, io mi sono divertito parecchio. L'unica nota negativa qual è? È data dalle corone, che come vi dicevo prima non si può collegare tutte le smerigliatrici, comunque su questa si può collegare, non si può collegare come avete visto su quella della Milwaukee, ma si può collegare su quella della Makita e quella della Metabo col filo. Ho guardato prima se le corone erano compatibili. Il kit funziona benissimo, taglia benissimo, è molto solido e molto stabile. Come avete visto si monta in 5 minuti, quindi è possibile utilizzare la propria scatola, quindi quando abbiamo finito di utilizzarlo, riporlo nella scatola e utilizzare la smerigliatrice per il suo vero lavoro. Come vedete qui c'è la vaschetta dell'olio, l'avevo riempita a un terzo, se l'è mangiato tutto l'olio, comunque ha fatto il suo lavoro perché ha appena finito di tagliare e come vedete la catena è ben lubrificata, è ben sporca d'olio. Quindi niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuto il video. Buona giornata.